Martedì 14 gennaio ha preso vita la 10ª legislatura del Consiglio regionale della Basilicata. La seduta presieduta dal consigliere Giannino Romaniello di SEL ha proceduto all'elezione del presidente del Consiglio e all'ufficio di presidenza con il vicepresidente e i segretari. Presidente del Consiglio è Piero La Corazza, che lascia così ufficialmente la presidenza della giunta provinciale di Potenza per assumere l'incarico regionale. Ne ho letto presidente del Consiglio regionale, una presidenza che si lascia, una nuova avventura che si apre, una Basilicata che ha bisogno di nuove prospettive. Sì, è una consigliatura, è una legislatura che si apre nell'incertezza e nella emergenza sociale che vive la nostra comunità, e quindi la viviamo, credo, con il carico di aspettative, di ansie, che in particolare le nuove generazioni, da una parte, che sono alla ricerca di lavoro, ma anche chi il lavoro in un'età più avanzata lo perde, ripone nella nostra attività, nel nostro sforzo. E io credo che dobbiamo guardare esattamente a loro se vogliamo riavvicinare la politica alla società e in particolare le istituzioni ai cittadini. Lei nei primi mesi di presidenza del Consiglio provinciale, della Giunta provinciale, fece un tour in camper. Qual è l'iniziativa che vuole avere con questo nuovo incarico? È una discussione che dovremmo fare con l'ufficio di presidenza e con i consiglieri. Tuttavia mi piacerebbe coinvolgere i 131 consigli comunali per arrivare fino in fondo alla definizione dello statuto, delle regole democratiche di questa regione. Vedremo le forme, ma mi piacerebbe molto mettere al centro della nostra attività, della nostra funzione, del nostro ruolo, i 131 consigli comunali. Quindi vedremo come iniziativa dell'ufficio di presidenza come articolarla nelle prossime settimane. Come relazionarsi con i 4 assessori di fuori regione? Questo ovviamente dipenderà dal Presidente della Regione, dagli assessori stessi. Io proverò fino in fondo a garantire le funzioni e le prerogative del Consiglio regionale. A me tocca, spetta questo compito e proverò a assolverlo al meglio. Buon lavoro. Grazie. Nel nuovo Consiglio regionale, ridotto a 20 consiglieri e 4 assessori, in questa legislatura ben 12 sono i nuovi per la prima volta eletti e 8 i riconfermati dalle urne del 18 novembre 2013. Tra le tante novità, le dimissioni del senatore Tito Di Maggio, eletto capolista nella lista per la Basilicata. A lui subentra Aurelio Pace. Consigliere Pace, primo giorno di scuola si potrebbe dire, dopo le dimissioni di Di Maggio, lei oggi ufficialmente entra in Consiglio regionale. Ecco, lei ha fatto una battaglia dura per poterci entrare, per un filino non c'è entrato, in seconda battuta. Ecco, i suoi propositi per questa regione che ha bisogno di cambiamenti. Beh, lei intanto sa che il primo giorno di scuola si rischia poi alla fine dell'anno di essere promossi o bocciati. Intanto io speriamo che me la cavo, come diceva un noto romanziere del Mezzogiorno d'Italia. I propositi sono quelli che la gente effettivamente percepisce come immediati: il lavoro e le precondizioni per arrivare al lavoro, quindi le infrastrutture e il nuovo modello della formazione. Se non partiamo da qui, la metà dei lucani che non ha votato alle scorse elezioni regionali non tornerà a votare e avremo perso tutti una sfida. Se questo parlamentino lucano deve diventare la voce dei lucani, deve essere rappresentativa di tutti i lucani. Oggi siamo qui a rappresentare il 47% dei lucani e una buona parte dei quali ha manifestato la propria sfiducia verso la politica. Noi abbiamo una responsabilità, altrimenti avremmo fallito tutti. O torniamo tutti assieme a parlare di questa regione, anche con assessori di fuori regione, insomma, partendo in questo modo e sperando che il centro-sinistra trovi una sintesi convincente per i lucani, oppure avremo fallito tutti e ci saranno pochi primi giorni di scuola, ma sicuramente alla fine dell'anno le pagelle saranno negative. Lei ha citato gli assessori esterni, che sono esterni alla regione. Come ha valutato questa decisione del Presidente, questa scelta? C'è un doppio binario di valutazione. La prima è un fallimento del centro-sinistra nella classe dirigente del centro-sinistra, che non riesce a trovare una sintesi convincente di uomini della politica e per la politica
e quindi una giunta di persone che rappresentano e conoscono questo territorio. Ma al tempo stesso io giudico i fatti, vediamo cosa sapranno fare. Di sicuro non avranno in noi delle persone che sperano falliscano, anzi noi vorremmo facciano benissimo e per quella che sarà la nostra parte li aiuteremo a fare bene, per il ruolo che i cittadini ci hanno assegnato. Aspettiamo quello che sapranno fare. Io spero che risolvano i problemi di questa regione che sono importanti, poi che li risolva un assessore di Potenza, di Lauria, di Figliano o di fuori regione poco conta, i lucani non se ne avranno a male. Dopo il piccolo incidente chiuso sul nascere, sulla decisione dell'assessore alla sanità Franconi di rimuovere il crocefisso dalla sua stanza del dipartimento, la decima legislatura avvia il suo cammino sotto il segno della grande attesa da parte del popolo lucano tra luce e ombre. Questione risolta, chiarita con l'assessore, evidente che immaginare che il crocefisso possa rappresentare un elemento in contrapposizione allo spirito di accoglienza o elementi di democrazia ha lasciato qualche perplessità. Ho solo puntualizzato che anche per i non credenti il crocifisso rappresenta un messaggio forte di giustizia e di civiltà, rappresenta una persona condannata ingiustamente il cui insegnamento ha segnato la storia dell'Occidente, la nostra cultura è una cultura permeata dei valori cattolici e cristiani. Questione risolta, da oggi si lavora in Consiglio regionale per una legislatura che ci auguriamo sia una legislatura in grado di affrontare le grandi questioni che noi abbiamo davanti. Lei è sindaco ancora della città di Potenza, questo doppio mandato come andrà a svolgerlo? Per poco, ancora per poco. C'è una incompatibilità che andremo a rimuovere con la procedura di decadenza. Ecco, ritorniamo un attimo al Consiglio regionale, ieri una seduta lampo per consentire al Consiglio di essere presente ai funerali dell'insegnante sotto le macerie, caduta sotto le macerie a Matera. Ecco, oggi l'inizio ufficiale di una legislatura che si presenta un pochettino rumorosa per problemi interni ai partiti. No, tutte le legislature vivono delle dinamiche, dei confronti all'interno dei vari gruppi e tra i vari gruppi. Non mi sembra che questa consigliatura parte in maniera diversa dalle altre. Sarà, io mi auguro che sia rumorosa per i patti che andrà ad affrontare e risolvere. Come ha valutato la scelta del Presidente di assessori esterni? Mi sono già espresso rispetto a questo tema. La vacazio della politica non ha consentito la migliore sintesi della vicenda. Personalmente ho sempre ritenuto che la soluzione migliore sarebbe stata quella degli interni. Ma in ogni caso la scelta è stata fatta dal Presidente. Ci sono 4 assessori sicuramente in grado di poter lavorare e fare bene. Da questo momento in poi le questioni sono legate al merito, ai temi, alla vita quotidiana della regione, dell'amministrare, di risolvere i problemi dei nostri cittadini. La ringraziamo per il tempo che ci ha concesso e buon lavoro.